Roma, domenica 10 marzo, circolo ippico più celebre di Roma, la Farnesina, quello che storicamente è stato il punto di ritrovo di tutta l'equitazione romana. Ed è tutta l'equitazione romana che si è ritrovata oggi per festeggiare i 90 anni del colonnello Piero d'Inzeo, che è, credo tutti i nostri lettori lo sappiano, è stata una delle figure più importanti, insieme al fratello Raimondo, che è qui presente ovviamente, dell'equitazione italiana a livello di vittoria nelle Olimpiadi del 60 e di quant'altro. La scelta che ha fatto la Farnesina è di raccontare alle persone che si sono dati appuntamento qui cos'era l'equitazione prima dell'avvento di Caprilli e quindi della monta caprilliana, di cui i fratelli d'Inzeo e il padre Carlo Costante d'Inzeo, a cui fra l'altro è dedicato il campo ostacoli in cui in questo momento stanno lavorando i cavalli, sono stati i principali, diciamo, rappresentanti. E quindi di trasmettere questo patrimonio di cultura che è la cultura caprilliana e la cultura dell'equitazione italiana alle nuove generazioni. Presidente della Farnesina, alla quale è impossibile non fare moltissimi complimenti per come avete organizzato questa manifestazione. Quali sono però le sue emozioni? Ma la mia emozione fondamentale è quella, come cavaliere dilettante, di essere il presidente di un sodalizio così antico che ha, ovviamente, come è noto, avuto per presidenti ben altri cavalieri, ben altri campioni. Questa è la prima emozione. La seconda emozione è quella di poter ogni tanto organizzare una manifestazione che richiami la tradizione e che la congiunga all'attualità. Questa dei 90 anni del generale Piero d'Inzeo è stata un'occasione eccezionale e, come tutti, sono commosso. Ho visto che avete voluto ricordare in breve, ma comunque la storia dell'equitazione italiana a partire dal prima di Caprilli, quando comunque l'Italia nel 1500-1600 è stata importantissima anche in quel contesto equestre, e poi ci avete fatto rivedere il famoso tavolo della salto della tavola fatto da Federico. Qual è lo spirito di questa? Ma lo spirito è naturalmente quello di, in qualche modo, rievocare sempre la storia quando si tratta di equitazione. E per noi poi è motivo di particolare orgoglio perché, diciamo, lasciando stare le nostre modeste persone, noi abbiamo, riteniamo di essere parte della storia dell'equitazione. La Farnesina è parte della storia dell'equitazione, in particolare dell'equitazione non militare, perché l'equitazione non militare in Italia è nata alla Farnesina negli anni 30-40 e poi si è sviluppata dopo la guerra. Quindi noi siamo. E questa è la storia dell'equitazione, e questo è testimoniato anche dal fatto che i più grandi campioni della storia dell'equitazione italiana del dopoguerra sono quasi tutti passati per la Farnesina come allievi, come istruttori, come dirigenti. Grazie mille Presidente e alla prossima! Noi forse neanche ci stiamo rendendo conto che cosa rappresenta in realtà Piero, ma diciamo la famiglia D'Inzeo. Io non ve lo nascondo, ma mi emoziona guardarlo. Significa che questa sua capacità di attirare l'attenzione e di essere presente continua a prescindere se sta o no sul cavallo, perché oggi stare lì per me ha significato una grandissima emozione, come quando lo vedevo a Piazza di Siena e entrava con la sua autorevolezza e ci incantava con il cavallo, con quei percorsi magnifici. E quindi è una storia che si ripete e che è legata profondamente alla sua persona. E che credo potrà essere utile anche per i futuri cavalieri, o sbaglio? Ma io me lo auguro e sto facendo sempre di tutto perché i futuri cavalieri non dimentichino questa realtà, che è una realtà che non è neanche
d'Italia e basta, è una realtà mondiale, perché se noi guardiamo quello che hanno fatto questi due signori che sono i fratelli D'Inzeo, ma io non so se in un'altra parte del mondo esiste questa storia qua, perché qui dentro hanno cominciato e hanno realizzato hanno raggiunto dei risultati sportivi che sono unici al mondo. Non è che possiamo andare in Brasile da Pessoa, no, perché è un'altra cosa. Sì, non ce n'è, forse questo noi abbiamo il dovere di ricordarlo ai nostri, perché è l'orgoglio della nostra equitazione. E so che tu lo stai facendo come comitato regionale. Ma io credo che lo facciamo un po' tutti ogni volta che capita la situazione, però noi siamo avvantaggiati e fortunati perché ce li abbiamo qui. Noi li abbiamo qui ed è una fortuna immensa, perché poi tra l'altro quando li chiamiamo sono anche disponibili, e sono disponibili non a essere solo presenti ma a trasmetterci qualcosa. Mi lascio immaginare quanto mi sia difficile fare un discorso questa mattina. Mi toccate non soltanto i ricordi ma il cuore. Io sono nato qui, sono cresciuto qua, in mezzo a Roma, e non guardo più adesso. Non montavo per me, montavo per un tumore e per le mie compagne di sport. Certo, è il momento che mi ha dato per me per fare un discorso. Volevo soltanto ringraziare il Presidente Agnes per questo regalo inatteso che ha voluto farmi e che mi tocca profondamente. Al professor Agnes non mi resta che sintetizzare il mio stato d'animo, invitando tutti gli amici qui presenti a brindare il suo onore e soprattutto a manifestargli la mia gratitudine per essere ancora oggi un suo socio. Bravo. Urrà! 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 Colonnello, lo so che è molto emozionato, ma il suo ricordo più bello di questo? Il mio ricordo più bello è lì fra quelle piante, quando scivolavamo dalla cima di quella collina fino al campo stanco. Imitavate la pista di Baudenasca? Sì, per ricordare la pista di Baudenasca pigliavamo dei solenni pattoni. Ma bisognava farlo, perché il cuore ne aveva bisogno. Quello da buttare oltre l'ostacolo? Oltre e andarlo a raccattare. Andarlo a raccattare. Qual è di tutti i suoi cavalli? Lei oggi ha regalato una fotografia. Oggi ho con particolare curiosità e seguito i due grigi che mi ricordavano De Rock. Molto vicini col mantello a quelli di De Rock. Mi hanno ricordato quanto lavoro ho macinato qui in questo campo ostacoli. Ma il cavallo che le è rimasto di più nel cuore in assoluto è Terop? No, non ce n'ho uno, perché tutti quanti quelli che ho montato mi hanno dato sempre tutto il posto di voi. A nome di tutti i lettori di Cavallo 2000 auguri. Grazie. E a presto. Grazie. Ci prepariamo fra due anni. E non raggiunge. Perché quante altre volte l'ha battuto? Ha battuto un'altra volta. Ho fatto poca fatica, sono nato due anni prima. Ma lui non alludeva solo all'età. In che altro l'ha battuto, colonnello? A cavallo. Ma mi pare che ve la siate battuta pari voi due, no? Era una lotta in famiglia. Era una lotta in famiglia. Meno male. Nessuno ha mai fatto i conti, ma mi sa che poi alla fine siete andati pari, insomma.
più o meno dove mancava uno c'era l'altro. Allora, colonnello, aspettiamo qui fra 2 anni. Fra 2 anni. Ok. Come un tempo idealmente com'è, come a cavallo! Di tutti i cavalieri del passato, presente e futuro, attenti per la carica! Carica! Carica!